Figline, completati gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Fiorentina, l'opera che ha interessato il tratto compreso tra Via Ungheria fino alla rotonda che connette Via Fiorentina alla SR 69, ha richiesto un investimento di 150.000 euro finanziato per metà da fondi regionali che il Comune si è aggiudicato attraverso un bando per la messa in sicurezza stradale dei centri abitati. Sul primo tratto è stato realizzato un nuovo percorso pedonale, che prosegue poi all'interno della zona industriale Lagaccioni. Sono lavori che si inseriscono all'interno di un più ampio quadro di interventi sulla viabilità che hanno la finalità di migliorare i collegamenti fra le aree del nostro territorio. Nel mese di gennaio abbiamo inaugurato la variantina, i cui benefici fin da subito si sono stati evidenti con un forte alleggerimento del traffico verso quella viabilità. Inauguriamo oggi questi lavori di messa in sicurezza di Via Fiorentina. Si tratta di una realizzazione di un percorso pedonale che collega, come ho detto, Via Pastore a Via Ungheria, con una soluzione che vede la realizzazione nella prima parte di un marciapiede e nella seconda parte di un'area pedonale a raso, che è divisa da un cordolo di protezione. Questa soluzione diversa si è resa necessaria per le caratteristiche della strada, perché nel tratto che si avvicina a Via Pastore e Via Fiorentina è interessata a numerosi passi carrabili, quindi non era possibile realizzare un marciapiede ed è stata adottata la soluzione di un percorso pedonale a raso. Questo intervento è stato finanziato per il 50% dalla Regione, che ha dato al Comune di Figline e Incisa Valdarno un finanziamento di 75.000 euro. Si tratta, come dicevo, di un intervento che va a migliorare i collegamenti fra il centro abitato e l'area industriale, artigianale e commerciale del nostro territorio, in un'ottica appunto di migliorare la viabilità e di mettere in sicurezza i pedoni che si percorrono questa strada.